Presentazione del Genoa Business Unit, una struttura che in questo primo anno di attività ha lavorato molto bene. Beh, devo dire che quasi 93, non sono quasi 93, sono quasi 193 le pratiche che sono state sottoposte alla Genoa Business Unit e che hanno trovato anche per buona parte successo dal punto di vista dell'incontro alla domanda e dell'offerta. È una bella soddisfazione. Questa opportunità è nata dall'accorpamento delle deleghe dell'urbanistica, dello sviluppo economico e del lavoro, le deleghe della crescita che ha effettuato il sindaco all'inizio di questo secondo ciclo amministrativo. Questo ci ha permesso di mettere a sistema la direzione dell'urbanistica, della direzione dello sviluppo economico, il direttore Berio, la direttrice Pesce e il loro personale esperto e qualificato per fornire a chi vuole investire a Genova un'interfaccia diretta e personale e soprattutto delle persone che al di là della preparazione professionale portino proprio per mano l'imprenditore e non lo faccia sentire solo, non lo abbandoni ai 24 piani del Matitone o ai 10 di Palazzo Tursi Albini, ma lo segua nelle sue richieste, lo faccia in maniera trasparente, in maniera riservata, però cerchi veramente di fare in modo di farlo sentire a casa sua. E questo è anche il riscontro che ci è provenuto dai casi di studio che sono stati esposti oggi.